Siamo quasi a 100.000 iscritti su questo canale, raga. La cosa folle è che più del 70% della gente che guarda i video non è iscritta. Non tergiversare, clicca il tasto iscriviti. Dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine anno. Sarà difficile, ma ce la dobbiamo fare. Ho qua delle carte a caso, cioè non so. Zio, non so, cioè non so neanche se sono tutte. Cioè proprio sono carte, insomma. Quindi... Ti faccio vedere una tecnica che usano i bari per barare a poker. Tolgo i jolly. Dai, o in realtà a qualsiasi gioco, cioè proprio una tecnica che usano i bari. Ok, togliamo solo questi che non ci saranno. Sono gli unici jolly che ci sono in questo mazzo. Sì, sì, no, dovrebbe essercene altri. Ah, ok, ok. Sono tipo metà di un tipo, metà di un altro. Esatto. Vabbè, facciamo giusto. Non sì, te l'ho detto, okay. L'ho preso proprio a caso. Vabbè, ma non è importante, non ne possiamo anche usare di meno, non conta niente. Ok. Mischiamo. Sì. Cioè, un mago onesto mischia sempre. Certo. Poi beh, dipende, che poi mischia un po'. Esatto, ok, così, così è un mago onesto. Che almeno... Fammi sgherare qualcos'altro. Va bene, okay, a qualcun altro. Prendi una carta che vuoi, liberamente, tranne quella. No, scherzo, anche quella. Okay. Ti piace? Sì. Mostra. Aspetta che la facciamo vedere in camera. Ok. Sai? Okay. Sì. Mettila pure qua, ricordala, se la dimentichi il gioco è finito. Ora, tu hai visto la carta, Ivan? Ok. Ti chiederò tra un attimo di aiutarmi a ritrovarla. Ok, in che modo? Mentre io le passo... Tu quando senti che si avvicina la sua carta? Io lo devo dire o lui? Tu. Oh porca troia. Quando senti che si avvicina mi fermi. Dove... Cosa vuol dire quando senti? Io le passo così. Quando ti senti, hai una sensazione. A testa. Sì, sì. Che si sta avvicinando mi dici stop. Io devo. Sì. Vado lento, eh. Vai. Stop. Qua. Vado lentissimo qua. Sotto il jack di quadri, no? Se questa carta qua fosse la sua sarebbe troppo bello, cioè se saresti troppo bravo. Facciamo tra le prime quattro. Comunque, cioè, già sarebbe un... Si alza un po' la probabilità. Un buon risultato. Okay. Tu fai una cosa, dimmi solo se c'è, ma non dirmi quale nel caso. Mm-hmm. 7 di cuori, 9 di quadri, 8 di fiori, 9 di picche. C'è? Sì. Beh. Giusto, sì. Già sì, un sì, ottimo risultato, certo, no? Sì, scemo. No, si è avuto un lapsus. C'è? Sì. Ah, ok, c'era. Però, beh, non so ancora qual è. Abbiamo una, due, tre, quattro carte, ma non so quale, effettivamente. Mettiamone così. Raga, è il mio mazzo qua, quindi cioè non è che mi tira fuori quattro esatto, uguali. Esatto, però non puoi leggere, non puoi fare un metti cazzo. Metti l'altra mano sopra. Ora ti spiego la tecnica. Si chiama impalmaggio, l'arte del tenere una carta nel palmo della mano senza farla vedere agli avversari. Io con gli anni l'ho sviluppata e l'ho resa l'impalmaggio magico o invisibile. Funziona così. Cioè tu prima ce l'avevi in mano e non la vedevamo? Ah, adesso lo faccio, guarda. Bro, c'ho le mani, sono cazzi in... Bro, non puoi avere una carta in mano ora. La vedi la carta da questo lato? No. Da questo? No. È invisibile, per forza te l'ho detto. Funziona così. Fatto. Se l'impalmaggio... Cioè, ho avuto un attimo di colpo al cuore perché pensavo che lì che adesso la mano dicevo, però è impossibile. Se l'impalmaggio ha funzionato, no, è invisibile, tu non hai visto niente. Però apri le mani e conta le carte. Che cazzo dici? Dimmi quante sono. Porco zio, sono tre. Che cazzo dici? Ne manca una, giusto? Girale, dimmi se manca proprio la tua. Sì? Per la prima volta dimmi che carta avevi scelto. L'otto di fiori. Ok, non mi sono avvicinato, le carte sono lì. Però se fosse sopra magari l'ho appoggiato in qualche modo, l'ho messa lì. Ma se ti dico che in mezzo al mazzo ce n'è una girata al contrario. Oh porco digal. E questa è l'impalmaggio invisibile. Porca boia raga. Volevi bestemmiare eh. No. Porco cane. E questo forse questo è il migliore finora. Non lo so. No, zio, quello lì della donna. Che cazzo mi stai dicendo? Sono tutti belli, sono tutti belli. Mi piacciono. Però tu ogni volta... Ma perché tu hai... Vai, poi faccio io. Perché tu all'inizio mi hai detto che era una cosa dei bari? È perché è veramente una tecnica che usano. Cioè, palmare le carte è una roba che si usa. Sì. Okay. Ovviamente era una falsa spiegazione. Non è che ti dico sì, veramente. Sì. Come fanno, però non so, per farti capire il concetto di... Domanda, tu prima hai disegnato appunto gli assi e la donna di fiori, no? E tu ogni volta butti via un mazzo, cioè nel senso poi cosa fai? Pulisci le carte? Sì, me lo sto chiedendo anch'io. No, lo tengo lì come previsione, la prossima volta che devo fare il gioco è ancora lì. No, ho capito, ma c'è una... Cioè... Ah no, per quello, tipo quella lì che gliela lasci. No, vabbè, adesso è molto raro che un'altra persona gli chieda dimmi la tua carta preferita, mi dice 5 di cuori. Se non mi dici 5 di cuori, gli dico sparito.
gli do le carte in mano. Ah, beh, riutilizzi lo stesso mazzo. Sì, però. Certo, finché non sono... Finché non ti trovi con quattro carte in mano. Vabbè, magari ne uso, che ne so, qualcuna. Quando ne do via 7-8 cambio mazzo. Bello. Possiamo fare questa cosa qua del... Alla fine. Alla fine. Che cos'è la cosa là? Quella di Paki. No, no. Però comunque uno dei due non... Non svela i segreti. No, non li sta svelando. Non svelare i segreti. No, ma comunque grazie mille per le sub, raga. Ah, è vero, hai detto che mi interrompevi per... No, no, beh, no, non voglio interrompere troppo. No, no, vai, vai. Però, vabbè, grazie mille Tiziano, grazie mille Mario. E quelli sotto non riesco a vederli purtroppo. Grazie Tiziano, grazie Mario, grazie Mattia, Tia, grazie Ale, grazie Filo, grazie Ronnie, grazie Bozzolini, grazie Tommy, grazie Matte. Grazie Gonz. Gonz. Grazie Sium e gli altri. Sium l'avevo ringraziato. Sì, esatto. Ma cioè tu prima concretamente, cioè mi hai influenzato per la cosa del, cioè da me, zio, io perché avevo appena scelto gli assi in un altro gioco, ho detto minchia, non posso scegliere ancora gli assi, che cazzo, cioè lui non può aspettarsi che scelgo ancora gli assi, fammene un altro. Ah, te ne faccio uno che mi piace. Sta magheggiando con le nostre carte comunque. Le ho prese lì da lì sotto, ho preso delle carte. Il permesso. Beh, queste di certo non diventano bianche. No, ti voglio mettere in difficoltà. Vabbè, quello di sicuro. No, però a volte si usano dei mazzi particolari per dare effetti maggiori, no? Chiaramente. Certo, certo.